Come direbbero tanti allenatori, l'importante è partire con piede giusto. E noi al Fantacalcio, io e Kevin, siamo partiti con il piede stragiusto, prima giornata del Fantacalcio, e da soltanto 5-0. Magari vi lascio solo apprezzare anche il risultato, se magari non ci credete, è la squadra che eravamo io e quello contro. Però l'ho scritta qua. L'ho scritta qua perché io non sto con le mani in mano. Aveva messo come squadra Silvestri, Gomez, Di Marco, Maruri, Molina, Tonali, Zielinski, Ilicic, Arnautovic, Ibra e Deulofeu. Purtroppo Politani in panchina che aveva fatto pure gol, però ci sta, proprio ha vinto lo stesso. Silvestri ha preso 8 più il clean sheet. Cos'è il clean sheet? Quando il portiere non subisce gol, e ha preso un bel 8. Di Marco ha preso 10 per via di quel gol meraviglioso su punizione. Tonali ha preso 7,5, grande Tonali, che ci ha portato io e Kevin perché può fare bene quest'anno, già la prima partita ha giocato bene, sperando che continui così. Arnautovic 8 perché ha fatto l'assist ieri con Bologna contro il Verona. Ah, apro parentesi, chiudo la parentesi, di Francesco Godo vai a casa, scemo, e non parla più dell'Inter, che è stato poi esonerato Godo. Ibra 10 per via del gol appena entrato. Politano purtroppo ha preso 9,5, però erano gli in panchina. Io ho detto: guarda, mettiamo Politano che può fare bene, che può segnare contro la Juventus, perché ci hanno Pellegrini e chi sia, cioè niente, non ha voluto ascoltarmi, abbiamo tenuto in panchina, ha fatto gol. Meno male che abbia vinto. Mentre il nostro amico Giocalda si chiama, non so mai se vedrà questo video, aveva Reina 3,5 preso per via del gol subito, i due gol subiti. Bastoni dello Spezia, Milenkovic, Fraori, Dalbert, Peria, Baios, Luis Alberto, Zapata, Dzeko e Mancuso. Luis Alberto ha preso 5, Zapata ha preso 9,5, che poi ha fatto col suo rigore, e in panchina col culo che aveva avuto ieri Kevin, aveva Berardi e Juricic, che ha fatto gol di Juricic e assist di Berardi, cioè un culo stratosferico perché cioè, potevamo perdere per Berardi e Juricic, invece abbiamo vinto 5-0. Siamo già primi in testa, quindi salutato la capolista. Infatti, siamo a 82 punti, primi in classifica. Secondo è l'altro nostro amico, si chiama Magic. Sono contento perché comunque abbiamo fatto una bella squadra. Sperando che comunque non salti oppure non si fortuni qualcuno, perché già Ibra salta la Champions e si fortuna, dovrebbe essere fortunato. Adesso la prossima, non so quanto chiediamo, penso contro la terza o la quarta, però se partiamo col piede giusto, allora io ancora, cioè io ci credo un pochettino, e sono stata la prima giornata, ne mancano ancora 35, però se parti col piede giusto, allora puoi finire in una buona posizione, anche se sono 120 euro in palio, vincere non sarebbe male per il team, vediamo un po' cosa succede. Avevo voluto mettere Politano, ripeto, perché comunque Politano il suo gol lo fa. Era stato contro il Juventus sulla papera di Szczęsny, che purtroppo Kemo l'ha voluto mettere. Mannaggia a te, Kemo, ti ammazzo. Ma male che abbia vinto 5-0. Che dire, niente più. Dovrei aver detto tutto. Se mi ricordo, vi lascio sulla pezzone la squadra del nostro avversario, la nostra squadra che abbia messo e il risultato. E anche la parità precedente, o successiva. Adesso vi saluto di una puntata prossima, se forza Inter. E forza vendetta vera!